Esponenti di primissimo piano nella flebologia italiana ed europea si sono ritrovati a convegno in Calabria per l'AFI Day 2017. Al centro dei lavori tenuti nel Castello Svevo di Cosenza, la gestione dei pazienti affetti da malattie del sistema venoso. Quante e quali sono le malattie delle vene? La malattia venosa è una malattia estremamente varia e estremamente diffusa. Passiamo dalla malattia da reflusso e quindi più semplicemente dalle varici, che quindi toccano gran parte della popolazione. È stimato che più del 30% della popolazione italiana sviluppi una malattia varicosa nella sua vita, alla malattia trombotica, quindi la malattia occlusiva, una malattia molto grave, molto importante, che è una delle principali cause di morte al mondo, quindi una malattia veramente importante. A malattie invalidanti come l'ulcera venosa, che costituiscono la complicanza della malattia venosa e quindi l'ultima espressione della malattia venosa cronica e che veramente portano ad una gravissima riduzione della qualità di vita dei pazienti, perché sono molto dolorose e diciamo così limitano molto quelli che sono i rapporti interpersonali, perché l'ulcera a volte puzza, a volte fa male e limita la deambulazione dei pazienti. Michele aveva paura dopo il bel successo. Cos'è questa AFI Day? Ma la AFI Day è un appuntamento importante che noi qui in Calabria facciamo ogni 2 anni, dove praticamente si riuniscono gli addetti ai lavori, cioè specialisti in flebologia, per discutere della patologia venosa to cure. È un momento importante e oggi particolarmente importante, perché per me è un onore avere avuto personaggi anche di fama europea come Mario Sica e Stefan Guckenbichler, che sono amici, che sono come me flebologi. E questo è un momento importante perché la flebologia moderna ha fatto dei passi da gigante. Il modo di vita oggi dei pazienti è sempre più sedentario e meno attivo, quindi dovuto all'attività quotidiana lavorativa e anche all'alimentazione, quindi oggi come oggi abbiamo un aumento di queste patologie. Prendo spunto dal tema della sua relazione, scleroterapia schiuma ecoguidata sembra un'aspirazione futuristica, invece? No, invece è una realtà, nel senso che a Parigi e in Europa ci stiamo lavorando da più di 20 anni. E se è vero che in Francia siamo stati pionieri della metodica, e devo dire che sono molto soddisfatto perché faccio delle conferenze in Italia e nel mondo da tanti anni. All'inizio c'era un po' di scetticismo e oggi è molto ben accettata la tecnica, anzi sono invitato molto spesso per parlare di questa metodica che interessa sempre di più gli attori flebologi italiani e anche stranieri. E la metodica consiste a iniettare un farmaco sotto forma di emulsione che si chiama mousse o in italiano schiuma, che permette di ridurre e di ritrarre l'asse varicoso, e con dei risultati molto spettacolari che vanno poi seguiti nel tempo, ma che permettono al paziente di avere una buona qualità di vita e anche un miglioramento dal punto di vista estetico. Fare l'altra iniezione. Grande tema, specialmente dal punto di vista estetico,
Per quale ragione i pazienti oggi si rivolgono al flebologo? Motivi estetici o disturbi? Principalmente ultimamente motivi estetici, ma anche disturbi. Però negli ultimi anni è aumentato molto la richiesta anche di tipo estetico. Queste metodiche che stiamo ascoltando nel corso di questo congresso calabrese sembrano già all'avanguardia, ma si sa, la scienza, la medicina non conosce confini. Quali potrebbero essere i nuovi traguardi? I nuovi traguardi sicuramente è l'integrazione di tutti i metodi insieme, cioè il flebologo del futuro deve essere una persona che innanzitutto deve avere mestichezza con la diagnostica, che non è solamente la visita ma anche una diagnostica con un apparecchio ecografico, e in più poi sapere tutte le tecniche che ci sono, perché non c'è più la chirurgia classica radicale che tira fuori la vena malata, ma ci sono tante nuove tecniche molto interessanti che invece di tirarla fuori la curano all'interno del corpo. Le terapie di approccio diagnostico e terapeutiche sono uguali ad esempio quelli di Germania e Italia? Sì, c'è stata una certa sincronizzazione grazie anche alla scienza italiana, che ha portato una grande novità in Germania, che è questa schiuma che chiude, diciamo, accolla le vene e le fa chiudere, e per cui c'è stata una certa sincronizzazione delle terapie. Io vengo dalla Germania in Italia proprio per apprendere ulteriori sviluppi di questa tecnica. Mi hanno portato a fare la schiuma, e questa è la metodica della schiuma che viene fatta. Le varie metodiche, il vantaggio grande della schiuma ha cambiato la scheda terapia, perché, come lo vedremo dopo, viene esposta al sangue, quindi permette al farmaco di avere. Si parla di vene varicose e si pensa che sia un'afflizione per sole donne. Ovviamente non è così. C'è il rischio che gli uomini sottovalutino sintomi e conseguenze di questo e di altri tipi di disturbo similari? Assolutamente sì, perché l'uomo tende a non dare valore a quello che è la parte diciamo estetica di una vena visibile su un arto. Le vene d'altronde sono un po', io le chiamo... la parte buona del nostro corpo, non parlano mai, non disturbano mai, se non quando arrivano i problemi, diciamo, che coinvolgono la pelle, quindi il dolore, quindi le ulcere e così via. Beh, gli unici disturbi che danno sono la sensazione di pesantezza e di, diciamo, di dolorabilità diffusa, se vogliamo. Le donne sono molto più sensibili a questo problema, mentre gli uomini molto meno, ma la percentuale di chiamiamola di frequenza è praticamente sovrapponibile, diciamo un 60% più delle donne, 40% gli uomini. Regime dietetico adeguato ed attività fisica assidua apportano benefici alle nostre gambe o le possono affaticare? Allora, è fondamentale, il regime dietetico non credo abbia molta influenza su quello che sono le varici o le vene, che io chiamo le fognature del corpo umano dal punto di vista vascolare. È importantissimo invece il fatto che il sangue ritorna, il nostro corpo ha il sistema filtrante nel centro del corpo umano, quindi le vene drenano dall'alto in basso per forza di gravità, dal basso in alto, solo per effetto di una pompa muscolare che è il muscolo del polpaccio. Se questo viene attivato il ritorno venoso avviene, altrimenti non avviene, quindi c'è un accumulo di sangue nei distretti superficiali con formazione di dilatazioni venose, di cellulite e quant'altro, e quindi di linfa ferma distalmente. Questo è poi la causa di tutte quelle che sono le patologie che si formano dopo. Infine una domanda che immagino la interessi direttamente: terapia conservativa, sclerosante, chirurgica, quando e come applicarle? Questa è una bellissima domanda. Allora, tutto quanto deve nascere da quello che è uno studio meticolosissimo di quello che sono le varici. Io ricordo il mio grande maestro nel 1985, che era Glauco Bassi, il quale disse: le varici non sono una patologia, ma sono l'evidenza di un problema, sono l'evidenza di un salto di compartimento dal profondo verso la superficie, dalle autostrade, quindi le vene profonde, verso le superficiali, safene eccetera, dalle superficiali verso le comunali, se vogliamo, gli R3, gli R e così via, e le teleangiectasie, quelle che noi vediamo. Quindi è sempre un salto di pressione.
bisogna fermare il salto di pressione come quando si ferma una perdita d'acqua su un muro. Il problema non è l'umidità del muro, ma è laddove origina il problema. La scelta del tipo di trattamento, noi, come io dico spesso, come le donne in casa hanno 10 mestoli, abbiamo a disposizione una miriade di strumenti che vanno dalla chirurgia al laser, la radiofrequenza, la colla, il vapore, la schiuma sclerosante. Io amo molto di più quelli che sono le metodiche che hanno la minore invasività, la ripetibilità e il più basso costo. E qui, diciamo, la fa da padrona la schiuma sclerosante. Sono i consigli e i divieti che le donne dovrebbero seguire per prevenire o curare la circolazione sanguigna delle proprie gambe? Beh, sicuramente il primo consiglio è di controllare il peso. Sappiamo che l'obesità è una malattia dei nostri tempi e quindi il primo consiglio è di stare attenti al peso, e quindi ne consegue una maggiore attività fisica. Per quanto riguarda l'alimentazione, nella malattia venosa purtroppo non abbiamo una sostanza che ci aiuti a prevenire la malattia venosa. Sono molto più utili queste abitudini di vita, quindi camminare, muoversi e non aumentare di peso. Nei protocolli di approccio terapeutico e diagnostico, l'Italia, nel confronto degli altri paesi, come si colloca? Abbiamo più motivi, diciamo, di orgoglio o ancora tappe da inseguire? Devo dire che per quanto riguarda la patologia venosa, la flebologia italiana, perché la flebologia è la branca che si interessa, diciamo, di questo tipo di problematiche, è sicuramente all'avanguardia, quindi non siamo secondi a nessuno, e questo è una cosa da dire. Quindi direi che sia come proposte terapeutiche sia come competenze degli specialisti in Italia siamo assolutamente tra i più bravi. Anche la Calabria si allinea a questo trend? Ma sicuramente sì, anche la Calabria. Abbiamo i nostri soci che, devo dire, hanno fatto un grossissimo lavoro nel diffondere quella che è la cultura flebologica, ed è questo lo scopo di questi incontri che noi promuoviamo a livello regionale. E servono proprio per sensibilizzare pazienti, ma soprattutto i colleghi medici, a trattare la malattia venosa in un modo moderno e soprattutto scientificamente provato. La Presidente Favei assicura che l'Italia è all'avanguardia in flebologia, e la Calabria? La Calabria lo è all'avanguardia, perché l'AFI è nato anche con il nostro contributo. E, diciamo, la Calabria e il sud in generale si sta facendo veramente spazio, perché è un'associazione giovane, ma che in pochi anni ha il maggiore numero di iscritti di flebologi. Siamo in gran parte di noi iscritti in un albo italiano e europeo, e quindi questo ci rende onore. Le nostre casistiche sono del tutto paragonabili a chi fa la flebologia da tempo, quindi si può dire che la Calabria è all'avanguardia. Terapia conservativa sclerosante o chirurgia, qual è la sua teoria prevalente? Ma guardi, io sono un chirurgo vascolare e io credo che oggi la flebologia abbia questo vantaggio, che adesso il paziente flebologico ha la possibilità di avere una terapia su misura. Non esiste una metodica migliore di un'altra. Molte sono operatore dipendente, e quindi ovviamente c'è il professionista che fa quello che sa fare meglio, ma adesso una figura come il flebologo, che associa alla chirurgia anche metodiche che sono non prettamente chirurgiche, avere nella propria faretra tante frecce da scoccare è un fatto assolutamente vantaggioso per il paziente, tenuto conto che la malattia venosa cronica, appunto perché è cronica, non guarisce, ma bisogna controllarla nel tempo, evitando quelle che sono le grosse complicanze, che sono il tromboembolismo, che è estremamente pericoloso per la vita e che, man mano che si va avanti con l'età, e ovviamente noi siamo una società che tende ad invecchiare di più, questa è una patologia sempre, come dire, attuale.
Anche il trend degli ammalati, dei sofferenti in Calabria è in linea con quello nazionale? Sì, assolutamente sì. In Calabria, così come in tutto il resto della nazione, è così. Le percentuali sono le stesse. Noi purtroppo, per via anche di di ragioni sociali un po' differenti, chiaramente abbiamo, soprattutto per i nostri pazienti, più difficoltà perché meno abbienti a terapie corrette, che purtroppo sono molto costose, perché sia farmaci che terapie elastocompressive non sono mutuabili e quindi sono a totale carico del paziente. Questo per noi è un grosso problema. Per concludere, un consiglio breve, sintetico: quando, come e perché rivolgersi ad un flebologo? Bisogna rivolgersi a un flebologo sicuramente quando si è in presenza di dolori alle gambe con gonfiore e con la presenza di varici, questo sicuramente. Un arto improvvisamente gonfio, dolente, può nascondere una trombosi venosa profonda che è assolutamente necessario essere individuata in breve tempo per una diagnosi precoce.